Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Come potete vedere dal titolo, oggi faremo una cosa che non ho forse mai fatto. Giocheremo senza il nostro caro gigante. Infatti oggi vi porto un deck che per la precisione è questo qui, che come vedete è senza gigante, perché ho letto già da un po' di tempo dei commenti di persone che giustamente dicono: ma Ferre, te bene o male usi sempre sto gigante, e portaci anche un deck senza, per favore. C'è sempre sto gigante. Se uno di voi ce l'ha al 5 il gigante, per dire, non lo livella, i miei deck automaticamente non li può usare. E vi dirò anche che in effetti questo video lo volevo già portare da un po' di tempo, però veramente giocare senza gigante è una cosa che ormai non sono più capace a fare. Quindi c'è questo deck in sostanza che è abbastanza carino, soprattutto adesso che abbiamo il minatore di livello 2. Non lo so utilizzare ancora abbastanza bene. Per testarlo, come vedete, sono sceso anche di coppe. È una cosa molto brutta, perché vi faccio notare che nel mio clan sono l'ultimo e io detesto essere l'ultimo nel mio clan, infatti devo subito risalire prima possibile. Ma comunque sia, già che siamo così bassi di coppe, direi che si può provare tranquillamente così a bruciapelo proprio in live, signori. Quindi eccoci qua, siamo contro un livello 9, meno male, che si chiama Killian degli Heisenberg's Army, giusto? Sì, credo di averlo pronunciato bene. Allora partiamo subito con un minatore, sì un minatore, una principessa e le guardie che puntualmente fanno il loro dovere. Brave guardie, ok. Hanno fatto tirare un po' di hit alla principessa, va benissimo. Andiamo col mini pecca che shotta puntualmente la Valchiria, e il mega minion che insieme dovrebbe riuscire in teoria a fare un po' di hit sul gigante. Ok, perfetto, andiamo con il nostro minatore. Ok, si è preso pure l'hit lui, grandissimo minatore, hai tutta la mia stima. Andiamo anche con le guardie, di nuovo uccidiamo il suo mago di ghiaccio e andiamo di nuovo con la principessa, signori, che ci fa un po' di hit di nuovo sulla torre. Cioè questo qua è un deck, come avete notato, molto cancroso, ok? Non mi piace molto usare la parola cancro, ma in questo caso credo che ci sta. Credo che ci sta parecchio anche. Allora mi butta il mago di ghiaccio puntualmente, fatelo venire avanti. C'è anche la veleno, tutte carte che fanno degli hit così a tradimento proprio. E mi butta il mago di ghiaccio. Ok, io vado di nuovo con minatore e guardie, minatore un po' sprecato così in teoria. La Sparky, bravissimo, mi hai buttato proprio la carta giusta, complimenti. E io adesso me ne sto, perché queste qua sono tutte carte che hanno un costo abbastanza basso, quindi la Sparky automaticamente va abbastanza bene. Allora, buttiamo il mini pecca. Ok, che non tira neanche un hit. Ok, sprechiamo il suo colpo di Sparky e andiamo a shottare. Fantastico, buttiamo anche la pozione veleno, così se prova a counterarmi sono tutti affari suoi. Ok, molto bene signori, guardate, non ci ha ancora toccato la torre e noi stiamo facendo hit letteralmente a tradimento. Allora guardate, andiamo così, andiamo di minatore. Ok, cosa mi colpisce prima? Oddio, ok signori, quella zappa era perfetta. Quella zappa era perfetta. Vai, shotami il gigante. Mamma mia, mi ha shotato la torre e mi shotta pure il gigante a sto giro. Dai, ancora, dai, continua così. Andiamo con la velenozza. Ok, allora signori, io qua direi di buttare il mago di ghiaccio qua, lo spirito di ghiaccio qua, il mini pecca qui così. E ancora ci teniamo buona la zap da buttare qua in questa situazione. Buttiamo ancora le guardie, che sono anche lì molto fastidiose per la sua Sparky sicuramente. Buttiamo ancora mega sgherro sulla sua Sparky, signori, e la andiamo a shottare, giusto? Oh mio dio signori, ci ha fatto fuori la torre all'ultimo. Ripartiamo subito, forza. Oh mio dio, mamma mia ragazzi, che partita sta uscendo fuori. Mi sta gasando un sacco sta partita, molto molto bella. Ok, sono contento. Shottiamo il suo mini pecca del cavolo. Andiamo con un altro minatore lì. Ok, andiamo con un mega sgherro di qua. Dai cazzo, andiamo con lo spirito di ghiaccio pure. Ok, andiamo a fare sti maledettissimi hit, signori. Dai, veleno piazzata un po' male. Ok, ci può ancora stare. Ci può ancora stare, andiamo a zappare. Ok, andiamo a zappare con calma, con calma, con calma, con calma, signori. Con calma un par di ciufoli, perché qua c'è il miner. Oh mio dio, ho piazzato male il miner.
Ci va assolutamente la veleno lì, ok? Andiamo con la Zap sulla sua Sparky. E signori, 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 io direi qua che bisogna continuare a fare hit veramente a tradimento, perché, oh mio Dio, qua rischio di perdere la torre. No! Pareggio, signori! È la seconda volta, il secondo video in cui pareggio. Oh mio Dio, no! Vabbè, comunque sì, abbiamo fatto giusto una corona che ci mancava per pigliarci la Crown Chest, che direi che a sto punto ce la siamo proprio meritata e la andiamo ad aprire assieme. Vediamo un pochettino cosa racchiude per noi questa Crown Chest. 600 monete di oro, ok? Primo skip, 2 gemme. Secondo skip, 6 Tesla. Dai, dammi almeno, non dico, una rara o un gruppo di rare buone oppure una epica. Dai, ce la puoi fare, eh? Ancora una. Minions per 19. Niente, ci darà una rara, speriamo in qualcosa di decente, 44 bomboroli che comunque va bene, e Ice Golem, ok, van bene gli Ice Golem perché me li sto potenziando, anzi adesso con voi vado a cercare gli Ice Golem che non trovo puntualmente e li livello un pochettino, li facciamo al 5 e li facciamo anche al 6 a sto punto, giusto? Sì, così hanno un livello quasi decente, notare che sto sprecando letteralmente tutto l'oro che avevo, ero arrivato a quasi 25.000 monete d'oro e me ne sono veramente sputtanate a profusione, signori. Perché ho voluto livellare un po' di cose che vedrete nei prossimi video. Abbiamo un po' di cose carine da fare, tra cui anche il gigante Royale, come avevo promesso. Quindi potrebbe uscire anche un video, se lo volete, dove mi cimento nell'utilizzo del gigante Royale, non del domatore, vi prego, perché sono carte che veramente detesto, come sapete. Però il gigante Royale potrei farci un pensierino, perché in effetti in questo periodo lo sta usando una fetta molto più piccola di persone. Qua abbiamo le 4 nuove carte che ormai veramente anche qui non si parla più di altro, perché Clash Royale si emette a buttare carte nuove così a random. Questo tornado di livello 1 mi ispira solamente perché c'è un maiale che vola via nell'immagine, quindi credo che sia proprio il maiale dello Grider. Ed è fantastica questa cosa. Cioè, ma sbaglio o il maiale è l'unico animale presente nei giochi Supercell? Credo proprio di sì, sapete? Cioè, non consideriamo le truppe mostruose come degli animali, perché il minion non è un animale. Il porco del porco suona male. Il maiale dello Grider, sì. Quello è l'unico animale di Clash of Clans e Clash Royale, credo. E giustamente voi vi chiederete, ma Fer, questo cosa c'entra col video? Credo assolutamente nulla. Comunque sia, gente, direi che per questo video siamo giunti al termine. Mi rendo conto che è un po' più corto del solito, ma vi spiego subito il perché. Guardate un po', mezzanotte meno 20. Sto registrando quest'ora perché è tutto il giorno che sono fuori casa, quindi anch'io sono stanco. E come sapete, qualche minuto in meno nel video mi aiuta poi a farvelo arrivare in tempo. Altrimenti si rischia che domani non ci sarà il video del giorno e sarebbe veramente una tragedia, immagino. Scherzi a parte, signori, io vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date ogni giorno. Se non ci fossero tutti questi mi piace, tutti questi commenti, tutte queste iscrizioni, non so se alle 23:43 potrei essere ancora qua seduto a registrare. Diciamo che un po' lo faccio per voi, ok? Ma solo un po', perché se dico lo faccio per voi, le polemiche nei commenti. Gente, io vi saluto, vi ringrazio come al solito. Ci vediamo sempre domani, sempre alle 5 e sempre con un nuovo video. Ragazzi, ciao a tutti.